Gavino ha 6 anni e dopo neanche un mese di prima elementare, neanche un mese gli hanno fatto fa. Arriva il padre in classe, se lo prende, se lo porta sulle montagne. È mio, dice alla maestra. Mi serve. Gavino Ledda ci rimarrà fino a 19 anni su quelle montagne, facendo la vita durissima del pastore. Durissima. Poi, come molti suoi coetanei dell'epoca, deve scegliere tra carabiniere, ma è troppo basso. Bandito, quando non te lo senti dentro. Migrante in Nord Europa. Sta per partire, ma non c'hai documenti in regola. A questo punto che rimane? Che rimane? Dai che la sai. Webmaster, graphic designer. No. Volontario dell'esercito, no? Mi sentii come una pecora il cui padrone slega le pastoie. Appena arriva deve superare 1000 ostacoli. Non solo è analfabeta, ma non parla italiano. E tuttavia in pochi anni raggiunge obiettivi incredibili. Diventa sergente, prende la licenza elementare da privatista, poi quella media. Non contento si diploma al liceo, si laurea alla Sapienza. Qua vicino praticamente. È già abbastanza famoso perché è il caso unico probabilmente. Scrive e pubblica Padre Padrone. Uno dice vabbè, è la solita trovata. Pastorello. Vende 1,5 milioni di copie. È tradotto in 40 lingue. Ci fanno il film I Fratelli Taviani. Vince la Palma d'Oro. La leggenda vuole che negli anni 80 arrivassero in Sardegna dei pullman pieni di tedesche per conoscere il Gavino un po' meglio. Magari non è vero, ma hanno detto così. Oggi Gavino è un anziano e simpatico signore che si sente ancora pastore, ha idee ambientaliste radicali, ha fatto pace con suo padre e a 82 anni ha debuttato come attore nel cinema. Ora sembra che stia dedicando tutto il suo tempo per scrivere un libro che definisce il De Rerum Natura del 3000. Molto difficile. Mi gioco 10 euro che ci riuscirà. È il massimo che abbia mai puntato in vita mia.